Buongiorno amici e amiche, eccoci qua all'Hotel Europa qui a Bologna, dove sta per avere il via il secondo congresso nazionale della Fondazione Maria Guarino Amoronrus. Quest'anno si parlerà diffusamente di ricerca e quindi seguite il servizio. Di tutto quanto un'avventura, tant'è vero che anche la bici di dell'Università di Cavellino. Carlo Longo non ha bisogno di presentazioni, presidente della Fondazione Maria Guarino Amoronrus, grandissimi passi avanti da maggio ad oggi, lo dicevamo in esordio nella presentazione di questo importantissimo congresso. Una sintesi, una valutazione delle cose che sono state dette, professore? Oggi si danno le basi per una cura un po' più mirata della malattia oncologica, e quello che emerge praticamente sono due o tre elementi fondamentali da adottare assolutamente: l'alimentazione, praticamente il rispetto di alcune forme comportamentali proprio per quanto riguarda questo aspetto dell'alimentazione, poi le droghe, la cannabis innanzitutto, ma tutto, il tutto praticamente sarà sicuramente coadiuvato e perfezionato se tutti quanti applicheranno l'ozono, praticamente terapia, nella forma più semplice possibile immaginabile, che è quella via somministrazione e via rettale. Quella là completerà assolutamente l'utilizzo dell'ozono, completerà assolutamente un corredo terapeutico ad hoc, praticamente coperto al 100% per tutte le variabili che ogni tumore presenta. In compagnia del professore Sabatino Maione stamattina si sono dette tantissime cose veramente molto importanti, alcune anche innovative. Qual è la sua impressione rispetto a tutto quello che abbiamo ascoltato da stamattina? Certo, è stata proposta una serie di molecole nuove, vecchie, nuove, eccetera. La cosa importante è poterle combinare, quindi la strategia futura è questa. In generale la farmacologia moderna si avvale, diciamo, delle combinazioni dei farmaci. Bisogna saperli mettere insieme e con meccanismi diversi, e si spera appunto che possano avere risvolti positivi in moltissime patologie. Per esempio oggi si è parlato, non so, di ozono, di cannabis terapeutico, cioè. Questo è un paese un po' restio a volte alle cose nuove. Però sicuramente gli altri paesi ci dicono molto chiaramente che questa appunto deve essere il futuro, sperimentare, vedere, eccetera, quindi incentivare anche la ricerca scientifica, le università, i privati, eccetera, in questo campo. Quindi terapia multitarget, ma dal suo punto di vista, dall'alto della sua grandissima esperienza, ci sarà un prosieguo poi clinico rispetto agli studi fatti? La speranza è questa, ovviamente, non possiamo mica prevedere perché non abbiamo la sfera magica per poter vedere, però sicuramente i dati preliminari sono molto promettenti e noi speriamo molto in queste possibilità. Grazie. Alcuni tumori prostatici rispondono all'estrogeno. Noi pratichiamo soppressione praticamente del testosterone e vediamo che alcuni tumori prostatici esplodono, e se vai a vedere praticamente la soia è un finto estrogeno mimetico in questi pazienti. Grazie per l'intervento, anch'io avevo ho qualche perplessità, qualche dubbio, però ho citato perfettamente questo articolo, e anche perché poi non mi sono soffermata, però c'è tutta una biochimica dietro che sembrerebbe che appunto questi fitoestrogeni a livello alimentare non arrivano a delle concentrazioni tali da determinare l'insorgenza tumorale. Di quei 750, tutti i 750 erano in disbiosi. Che cosa abbiamo visto? Che probabilmente la disbiosi di cui soffrono è di tre tipi. C'è una disbiosi individuale del paziente precedente alla diagnosi, qui dentro siamo quasi tutti disbiosi. 300 partecipanti a questo importante congresso stamattina, anche il professore Bruno Gentile. Professore, qual è la sua impressione rispetto alle cose che si sono dette questa mattina? Tantissime, anche molto innovative. Ma io trovo che è stato un convegno molto interessante per gli aspetti moderni e perché ha messo in evidenza come la malattia tumorale sia effettivamente una malattia oggi multidisciplinare, sia in senso terapeutico, però io batto sempre il chiodo sull'aspetto diagnostico, cioè è una malattia oggi il cancro, oltre ad essere una malattia psicosociale, è soprattutto una malattia ambientale, quindi noi dobbiamo curare soprattutto la prevenzione primaria ambientale se vogliamo risolvere il problema del cancro.
Siamo in compagnia del professore Nabisi dell'Università di Camerino, che sta conducendo una ricerca importantissima. Quali sono i passi avanti? E la domanda più immediata che mi viene di farle. Allora, i passi avanti sono che finalmente, dopo anni di studi preclinici, siamo riusciti con la fondazione a fare uno studio preclinico, ma collegato a dei casi clinici che la fondazione ha. Era una cosa che da anni mi prospettavo, ma non ero mai riuscito a trovare un medico che mi fornisse i dati certi di un paziente che ha avuto un beneficio terapeutico, e io così posso in questo momento traslare l'effetto su un paziente su modelli sperimentali e validare l'efficacia terapeutica. Quindi quello che ho presentato oggi è appunto questo: 3 pazienti con adenocarcinoma al pancreas metastatico che facevano un certo tipo di terapia. Io ho mimato, ho traslato in vitro questa terapia in modo tale da avere un significato biologico di perché il paziente ha avuto questo beneficio. Possiamo dire che è una ricerca che non ha precedenti nella storia clinica? Allora, attualmente, che io sappia, no, non credo, non conosco un lavoro che è partito dal caso clinico e ha sviluppato il modello sperimentale. Poi spero che in futuro ci siano tanti gruppi che prendano, visto che non si possono fare dei clinical trial, non escono o non vengono organizzati clinical trial col cannabis o zono su un largo numero di pazienti, almeno cercare di capire come funziona su singoli casi. Grazie professore. Questo studio è col dottor Alessandro Farelli, col quale collaboriamo a braccetto e che mi dà molte dritte sui pazienti oncologici. Dottoressa Margherita Luongo, Deus Ex Machina, ma anche vicepresidente di questa importante fondazione che è nata solo 2 anni fa, ma da 2 anni a questa parte possiamo dire che è uno degli attori principali della ricerca. Sì, grazie alla Università di Napoli Luigi Vanvitelli, che è stato precursore, grazie al professor Luongo, all'Istituto di Farmacologia, al professor Ludovico Coppola, sugli studi preliminari sull'ossigeno zonoterapia, noi oggi abbiamo una realtà che è la Fondazione Amor Onlus ETS. In questa fondazione, nella giornata di oggi, noi stiamo proprio dimostrando come il cancro è una malattia multidisciplinare e noi stiamo cercando di trattarla in maniera multidisciplinare. Questo grazie all'Università di Camerino, al professor Massimo Nabisi, con il quale abbiamo iniziato un progetto di ricerca da cui è emerso come l'ossigeno ozono va a potenziare gli effetti della cannabis terapeutica e delle terapie integrate, andando a ridurre notevolmente i dosaggi che potrebbero essere dei chemioterapici e quindi su quello che è oggi la tossicità, che è uno dei principali problematiche in ambito oncologico, in quanto i chemioterapici devono essere assolutamente utilizzati ma senza creare effetti tossici agli altri organi. Questo è quello che noi stiamo cercando di fare grazie agli studi preclinici con l'Università di Camerino e grazie ai nostri soci sostenitori che con i fundraising, con le raccolte fondi, ci danno l'opportunità di andare avanti con la ricerca. L'ossigeno ozono dà una grande opportunità. Stiamo cercando e stiamo dimostrando che abbiamo dato e daremo ancora una dignità e una qualità di vita ai malati oncologici, spesso abbandonati, spesso comunque che sono fortemente traumatizzati da questa malattia, ma non solo loro, anche il loro entourage familiare. E quindi l'ossigeno ozono oggi dà una opportunità a chi non l'ha. Come il nostro motto della fondazione, noi da soli, ogni singola terapia, da soli non siamo niente, ma uniti si può. Quindi bisogna investire sulla ricerca e solo grazie alla multidisciplinarità e associando tutte le armi che abbiamo a disposizione possiamo dare dei risultati concreti ai nostri guerrieri. In compagnia del professore Palazzoni, professore, stamattina abbiamo parlato di moltissimi aspetti delle terapie anche innovative, ma soprattutto di ricerca. Qual è la sua impressione? Mi sembra che le notizie, anche se non di ultimissima generazione come potremmo dire, sono però interessanti e indicano un processo di sistematizzazione di tutta l'informazione che sta dietro
questa nuova fase della medicina, che è una medicina che si basa soprattutto sulla ricerca genetica e quindi su quelle che sono le interazioni del genoma con le terapie, le diete, lo stile di vita. È veramente una miniera di tantissime cose e se tutti gli oncologi fossero come te, direi che l'oncologia in Italia, non solo in Italia, andrebbe un po' meglio, per usare un eufemismo. Grazie. Andrea Frassinetti, uno dei pilastri della Fondazione Maria Corina Amorollus, stamattina un grandissimo passo avanti, dottore Frassinetti. Sì, sicuramente oggi è stata una giornata, una mattinata estremamente intensa, estremamente interessante, perché sono stati sviscerati argomenti ancora non sufficientemente conosciuti come l'uso della cannabis. C'è stato un introduzione sull'ozono fatta dal professor Luongo e poi proseguirà oggi pomeriggio con la dottoressa Margherita Luongo. Si è parlata della dieta chetogenica e comunque dell'importanza dell'alimentazione in pazienti oncologici e anche a livello di prevenzione di varie problematiche patologiche, fra cui appunto anche il cancro. Professore Coppola, da allora ad oggi lei è stato uno dei pionieri insieme al professore Carlo Luongo. Come e cosa è cambiato sia nella ricerca che nell'applicazione dell'ossigeno ozono? Ma incontrai Carlo Luongo che faceva l'ozono nel policlinico per certe cose, io lo insolentii, dissi: ma come ti permetti, ci sta una letteratura internazionale che dice che è colpevole di tutto l'ozono, i radicali liberi dell'ossigeno, della neoplasia, dell'invecchiamento, e poi dopo ho fatto delle esperienze sul piano clinico, anche laboratoristico di ricerca, e già da anni sono diventato convinto che l'ozonoterapia è un eccezionale strumento terapeutico nel migliorare il microcircolo, intendiamoci, e quindi utile nelle arteriopatie, utile anche nei problemi di vascolarizzazione cerebrale, che una volta si ritenevano fossero solo una patologia cardiologica, circolatoria, adesso, perché si distinguevano le demenze di Alzheimer metabolica particolare legata all'alterazione dell'amiloide, e invece adesso si è raggiunta la certezza che l'alterazione del microcircolo anche cerebrale è una base fondamentale in queste patologie. Siamo in compagnia del dottore Marco Bertolotto, una idea innovativa, Clean, quanto esse può collaborare, interagire con Amor? Sì, Clean nasce proprio con l'idea di interagire con altre realtà che lavorano nel campo della clinica e della tecnologia. Clean sta per Clinic and Innovation, quindi per noi è fondamentale questo. Poi noi trattiamo particolarmente la medicina personalizzata con l'utilizzo della cannabis, quindi il lavoro di Amor è estremamente importante anche per noi. Clean appunto è medicina innovativa, ma soprattutto personalizzato, un'opera sartoriale, clinica sostanzialmente. Sì, il termine è proprio sartoriale, questo è quello che noi continuiamo a dire, cioè se noi vogliamo affrontare il paziente nella sua interezza dobbiamo fare un vestito su misura per il paziente. I pazienti non sono topi da laboratorio, sono persone che sono dei sistemi aperti che interagiscono con altre persone, quindi interagiscono col mondo, e quindi ogni persona è un suo mondo e noi dobbiamo avere la capacità, difficile, dobbiamo avere però la capacità di creare questo vestito su misura. Per questo usiamo l'innovation, la tecnologia. Mia moglie, mia figlia, perché io mi sono disinteressato assolutamente, io ho applicato inconsapevolmente quello che ha detto la dottoressa. Allora facciamo parlare Laura. Parla Laura, perché io non i termini medici non li conosco. Io sono la figlia, un padre 3 anni e mezzo fa è stato operato di un carcinoma renale e mi ha fatto un intervento in questo. Ha supportato totalmente il rene e dopodiché non ha fatto nessun tipo di terapia. Dopo 2 anni purtroppo abbiamo avuto delle metastasi a livello polmonare, a livello di vena cava, e attualmente le uniche terapie che sta seguendo sono appunto l'ossigeno ozonoterapia, terapia integrata, alimentazione e attività fisica. E cannabis. Queste sono le uniche terapie che appunto segue, perché le terapie standard, quindi prima con una terapia biologica e poi con l'immunoterapia,
sono fallite, nel senso che lui ha avuto tossicità, si è ritrovato ad avere un'epatite autoimmune dopo la prima dose di immunoterapia, per cui non avevamo altra scelta, diciamo. Attualmente, dopo tutte queste cose appunto che stiamo facendo, l'ultimo controllo è stato fatto 10 giorni fa e il tumore è regredito ed è stabile. Tenete conto che da febbraio di quest'anno lui fa solo ossigeno-ozonoterapia, cannabis, terapia integrata, alimentazione, attività fisica, non fa altre terapie. Quindi direi che può essere un successo per tutti. Grazie Laura. Vorrei chiamare Annalisa. C'è ancora Annalisa, vieni Annalisa. E ovviamente solo una cosa, noi facciamo terapie integrate galeniche perché noi abbiamo notato come la terapia galenica ha un'efficacia migliore, anche dopo quello che abbiamo sentito stamattina, rispetto agli integratori industriali. Adesso vi presento Annalisa, che è una nostra guerriera. Ci dici rapidamente cosa avevi, come stavi e come stai. Va bene, grazie. Buonasera Annalisa, sono di Treviso, io sono stata operata di carcinoma al seno a marzo e avevo TAC e scintigrafia negative. Dopo due mesi, per scrupolo, il mio corpo mi ha posto una PET, perché dalla scintigrafia o dalla TAC si vedeva un piccolo linfonodo a livello sovraclaveare. In quella sede, cioè dopo la PET, ho riscontrato metastasi diffusissime in tutto il corpo, tutte le ossa, costole, vertebre, eccetera, gambe, dappertutto, ed è stata, diciamo, la seconda batosta della mia vita. E per fortuna, diciamo, io ho sempre pensato che non mi sarei affidata ad una pastiglia per guarire, per cui io penso che il medico integrato in realtà è il paziente che ha già una storia maturata, per cui la ricerca non è stata difficile. Avevo già nella mia vita la dolcissima dottoressa Maschi, che mi aveva seguito già durante le gravidanze, per cui a lei ho affidato alcune risposte che non avevo e la strada mi è stata subito indicata. Certo, il punto di domanda era forte, perché dopo 6 mesi mi sarebbe stata ripresentata il conto, no? Una nuova PET che è stata fatta fino a ottobre. In questa nuova PET tutto ciò che si era visto precedentemente, quindi tutta la parte operata, è stata operata di quadrantectomia e svuotamento ascellare, tutti questi linfonodi per i quali non sono stata trattata dal punto di vista radioterapico perché molto estesi, stanno regredendo, sono sfumatamente attivi, le metastasi non sono attive, nessuna metastasi è stata rilevata. Per cui diciamo che abbiamo un po' iniziato a festeggiare, ma sappiamo che è solo l'inizio di un lungo percorso. Grazie. Grazie. Con la nostra Fiorella, di cui stamattina ha parlato anche il dottor Fanelli. Vieni Fiorella, vieni. Fiorella è una paziente con leiomiosarcoma, quarto stadio. Arrivò in una fase molto avanzata, terminale, tant'è che quando arrivò ad agosto di un anno e mezzo fa, più o meno, da Alessandro, lui la dovette addirittura ricoverare in ospedale perché aveva un'emoglobina molto bassa. Lei era una plurimetastatica, adesso la vedete qui con noi. Lei è emozionata, parlerà Michele. Ci provo. Allora, noi ci siamo accorti di questo fibroma che si è tramutato in questo leiomiosarcoma settembre-ottobre 2014. Ci siamo accorti dopo che è stato fatto un'operazione con completa esportazione dell'utero e dalla biopsia siamo appunto caduti in questa sorta di sfiga grandissima che questo sarcoma rarissimo. Abbiamo iniziato una chimio che mi pare che fosse la gemcitabina la prima, ma diciamo è stato solo così come prevenzione perché dalla sportazione completa non c'era nessuna traccia
di tumore. Dopo un anno invece siamo caduti nuovamente in questo baratro che appunto abbiamo scoperto queste metastasi sempre in una zona utero, e da lì abbiamo iniziato altre chimio, quindi mi pare che abbiamo fatto la doxorubicina, poi abbiamo fatto il pazopani per diversi mesi, che ha avuto degli effetti collaterali devastanti. L'abbiamo mollato e l'ultima chimio è stata l'isosfanide, però diciamo che lì non abbiamo mai avuto nessun tipo di miglioramento, anzi è cresciuto, e diciamo dopo questa ultima chimio, che abbiamo finito circa in primavera, ci siamo per fortuna iscritti alla fondazione, non so come abbiamo fatto a trovarla, e da lì l'abbiamo scappata per poco, perché ad agosto, lei luglio, fine luglio, agosto è stata ricoverata al pronto soccorso all'inizio di Cattolica con dei dolori lancinanti, gli antidolori non funzionavano, siamo riusciti ad andare ad Empoli dal dottor Famelli, a dispetto degli altri oncologi che ci seguivano, che dicevano che la radio non aveva nessun tipo di efficacia. Quindi contro ogni pregiudizio abbiamo provato, e lei, grazie a Fanelli e grazie alla Fondazione e grazie anche a Fascinetti, perché siamo andati diverse volte a Bologna dalla dottoressa Sassu, è riuscita a saltare il fosso, come mi ha detto la dottoressa in una telefonata, e da quel giorno diciamo lei ha continuato è stata ricoverata anche lì durante la radio. E lì lei ha ripreso sempre di più, noi siamo stati zitti all'inizio perché non ci credevamo, poi dopo con le ultime tag, diciamo con l'attacco di dicembre, a cavallo tra dicembre e gennaio, abbiamo visto che la radio ha funzionato benissimo, e da lì lei ha cominciato a riprendere forza, ha preso diciamo i chili che aveva perso e anche la serenità, e quindi noi siamo. Donna di terzo stadio, 2 anni e mezzo di negatività, la nostra Nunzia. Io nel 2017 ho avuto un sirocicomio di secondo e terzo grado, ho fatto 45 sedute di radio e un anno di premio, non parlo bene perché non è stato scoperto mezza persona, non come operabile, non sono stata operata, la lesione è rimasta per 2 mesi. Al primo ciclo di Margherita Longo, ossigeno donna, dopo i 3 mesi ho fatto la risonanza e sono negativa da 17 mesi, sono negativa. Allora, 24 mesi. Stai in testa per me. Oggi la denuncia con Annalisa, dopo la parte diciamo. Dopo aver iniziato, stanno sempre continuando con le terapie integrate, hanno iniziato anche un percorso psicoterapeutico che dopo la relazione della dottoressa Galli avete visto ha un ruolo fondamentale. Adesso possiamo, se non avete domande, iniziamo con il questionario degli ECM. Allora,